attrice, a parte esperta di vegan life, così lei è naturopata, quindi sto diventando, stai diventando, va bene, insomma sei appassionata, quindi diventerai naturopata. Ci racconta un attimo anche questa esperienza sua e poi ci saranno magari anche possibilità, ci saranno qualche domanda per lei, visto che è naturopata, l'argomento è sempre interessante. Una cosa che mi interessava dire è che appunto spesso viene vista la naturopatia come una specie di medico alternativo che dà integratori alimentari o ti dà una dieta ferrea dove non puoi mangiare niente. In verità la naturopatia per me è una filosofia di vita meravigliosa, perché in pratica invece di guarire da una malattia, che non si sa se uno riesce a farlo, ma ti aiuta a capire i motivi per cui sei caduto in quella malattia. Quindi, come diceva Ippocrate, non puoi guarire da una malattia se non togli i motivi per cui sei caduto in questa malattia. Quindi in verità una vita con un'alimentazione corretta. Però cosa vuol dire alimentazione corretta? Alimentazione corretta è un'alimentazione piena di vita, perché se tu sei caduto in quel momento in malattia hai bisogno di ritrovare vitalità, vita. Quindi se tu ti cibi di qualcosa che è cadaverico, come sono purtroppo gli animali morti, o invece di prendere alimenti che vivono dentro di te, come può essere la frutta, la verdura, come possono essere i semi. Cioè voi pensate che il riso integrale, se lo pianti, nasce una pianta, il riso bianco no. Il riso bianco, la pasta bianca, i cereali sbiancati sono sono i nuovi veleni, cioè noi ci stiamo intossicando. La cosa che mi fa un po' paura del nostro Stato è che mette sulle sigarette, nuoce gravemente la salute, ma dovrebbe metterlo anche sulla pasta bianca, perché cosa fanno i cereali sbiancati? È la stessa tossicità del fumo, del tabacco. In pratica, per farvi capire, un chicco di riso integrale è pieno di... Sono io? Vado. Un chicco di riso integrale, come ho detto, se lo pianti nasce ed è pieno di vitamine, sali minerali, proteine. Cioè delle volte mi dicono, ma scusa, ma tu che non mangi latticino, non mangi carne, la proteina da dove le prendi? A parte dai legumi e dai semi, noi le prendiamo dai cibi integrali, perché il nero, ciò che copre appunto il germe di grano, è la proteina. Quindi un piatto di riso integrale con le verdure, hai preso carboidrati ma hai preso anche proteine. Questo è quello che solitamente ci attaccano, le proteine da dove le prendi? Ma ne prendi tantissime di proteine. Quando lo sbianchi, a parte che lo sbiancamento è tremendo, che è sbiancare tipo calce, ma levi tutta la proteina, levi i sali minerali e tu prendi lo zucchero. Io a chi mi chiede una consulenza di naturopatia dico sempre questa frase: se tu vedessi tuo figlio, tuo nipote che prende dello zucchero bianco e mangia così in maniera bulimica, non lo fermeresti? E tutti mi rispondono sì. Allora perché gli dai la pasta bianca e il riso bianco? È identico, anzi nella pasta bianca c'è pure il glutine. Quindi in verità delle volte basta una piccola consapevolezza di sapere queste cose, e quando le sai, difficilmente poi rimangi un riso bianco. Cominci a mangiare il riso nero e scopri che è buono, che fa molto meglio, che l'intestino comincia a rifunzionare. Dice, oddio, e perché non me l'hanno insegnato a scuola invece di insegnarmi, no? Catechismo, insegnarmi cose che va anche bene, però cioè, aggiungiamo, cioè una cosa per me fondamentale da fare fin dall'elementare è un'educazione alimentare, ma non solo per i vegetariani, i vegani, non solo quello, ma proprio per dare ai bambini la spiegazione che cosa vuol dire riso integrale, cosa vuol dire pasta integrale, che cosa vuol dire. Da naturopata, ad esempio, da vegana, ovviamente le uova, dico oddio, è una sofferenza per l'animale e tutto, no? Certo, se tu prendi una gallina tua che la fai scorrazzare felicissima e tutto, quelle uova non sono le stesse uova piene di antibiotici e ormoni, eccetera, eccetera. Però ti dico, anche da naturopata, un uovo di gallina libera e felice, cotto in una maniera è tossico, cotto in un'altra maniera no. Allora, quando il rosso deve essere sempre crudo e il bianco deve essere cotto, altrimenti è inutile mangiarlo perché non assimila la proteina. Il rosso cotto è molto tossico. Allora, perché queste cose non si insegnano a scuola, no? Che se mangi l'uovo spieghi da dove viene, come deve essere allevata la gallina, la libertà della gallina di non rinchiuderla in gabbia, eccetera eccetera, e quando lo mangi cotto in un certo modo, perché altrimenti è inutile e solo dannoso. Cioè,
ogni alimento, io delle volte dico, beh, ho il mal di testa, prendo una medicina e quella medicina mi toglie il mal di testa per quel momento, ok? Ma perché allora non pensi che quando mangi una carota o una zucchina succede qualcosa nel metabolismo? Accade lo stesso, e se mangi una zucchina succede una cosa, se mangi un uovo ne accade un'altra, se mangi un pezzo di carne ne accade un'altra, se mangi un pezzo di carne succedono determinate cose per me e per molti molto dannose, se mangi un pezzo di carota succedono altre cose che invece danno sostanza e nutrimento. Cioè, come l'aulin o un altro medicinale ha funzioni diverse, anche la carota, come la carne, come il pesce, ha altre funzioni. Quindi in verità è quello, imparare a capire gli alimenti che fanno bene e se fanno bene come cucinarli. Certamente, e alcuni magari non cucinarli come fai tu. Oppure sì, io non cucino moltissimo, nel senso, cioè, che mangiandoli, cioè, crudi. Cucino tanto perché quando fai le cose crude se cucini. Però non cucinare. Sì, perché in verità sempre, insomma, secondo la mia filosofia e la mia scuola di naturopatia, non solo Valdo Vaccaro, insomma, insegna a moltissimi grandi naturopati, i cibi crudi hanno tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno, quindi la cottura si è prolungata. Io non sono assolutamente una talebana nella cottura, cioè ci sono delle cose che sono molto più buone cotte, però se prolungata purtroppo i sali minerali, perdi l'80% delle cose. Quindi ad esempio io una cottura che faccio è quella al vapore, oppure quando fai ad esempio un minestrone, un passato di verdura, non lo fai cuocere tanti minuti perché distruggi tutto, lo fai un po', poi lo frulli. Cioè, quindi rimane metà cotto, metà crudo, quindi rimane digeribile, rimangono quasi tutti i nutrienti, poi lo passi con un frullatore e fai una zuppa o una minestra meravigliosa. Certo, cioè, oppure integri anche molto il cotto con tanto crudo. Sì, io faccio quello. Cioè, nel senso, ad esempio, se ti fai una zuppa, poi mi faccio un piatto di insalata, cerco sempre di mettere almeno un 40-50% crudo. È quello, è un equilibrio tra quello che si mangia cotto e quello che si mangia crudo. Poi ci sono degli alimenti che sono vita, nel senso che possono essere identificati come proprio la vita vera, che sono i germogli. Sì, ma i germogli, se uno riesce a farseli da soli a casa, che in verità è anche abbastanza semplice far germogliare, ci sono appunto i germogli tipo di semi di lino, di broccoli, quelli sono proprio vita allo stato puro. Come gli alfalfa, insomma, che sono abbastanza comuni, e forse sono anche quelli che forse piacciono anche di più perché sono un pochino più neutri rispetto al lino, eccetera, che comunque sono una grandissima fonte proprio di vita. Lì c'è proprio la vita, se qualcosa cresce, come mi è venuto in mente perché prima facevi l'esempio del chicco di riso integrale, no? Che poi se lo metto nasce la pianta, uguale il germoglietto, uguale la pianta, quindi dietro c'è proprio la vita, e mentre nel chicco di riso sbiancato non c'è vita. Quindi mangiare un cibo morto. Quindi se noi facciamo l'italiano medio, no? Che si mangia un piatto di pasta al pomodoro o pasta bianca con una fetta di carne, hai mangiato il pomodoro stracotto, la carne di un povero animale morto e la pasta sbiancata. Vabbè, è proprio un suicidio. Uno dice, non so che fare, oggi mi ammazzo, mangio queste cose insieme. Non è un nutrimento. Non è un nutrimento. Nutrirsi, la parola nutrirsi. Per questo ti dico, no, che tutta la campagna nuoce la salute, la sigaretta, però per me un pasto così è quanto fumarsi 10 sigarette. Ci sono alcuni cibi che sono tossici, ci sono cibi che sono vita, E altri antinfiammatori, cioè proprio, esatto, il riso integrale è un vero e proprio antinfiammatorio. Qualcosa mi ci vorrebbe per la gola, a me adesso che è infiammata, però un'erba magica mi ci vorrebbe, e vabbè, farò meno, comunque bevo acqua, mi pulisco così in maniera, anche l'acqua sgorga, l'acqua è viva. E poi ci sono tipo tantissimi rimedi che neanche da comprare né in farmacia né in erboristeria, ma che ci possiamo fare benissimo a casa. Ad esempio, una cosa che io do a tanti miei amici che un po' mi odiano perché poi puzzano per due giorni, però non si prendono medicine, è la tachipirina fatta a casa. Vediamo. In pratica, per abbassare la febbre o se hai un attacco batterico, invece di prendere il vero antibiotico, che dice la parola stessa, antibios, antivita, quindi ti distruggono i batteri, quelli che ti stanno danneggiando, ma ti distruggono pure tutti i batteri dell'intestino, mi faccio degli antibiotici naturali e diciamo quello che sia antibiotico naturale che proprio vera e propria tachipirina è 8 minuti
far bollire uno spicchio d'aglio biologico, l'aglio. Scrivete, da domani non compriamo più la tachipirina e facciamo la ricetta di Claudia. 8 minuti, uno spicchio d'aglio insieme a un limone con la scorza biologica, ovviamente, perché sennò fai bollire i pesticidi. In pratica 8 minuti, ma non bollire forte, quel sobbollire piano piano, cioè dopo 8 minuti l'aglio e il limone insieme sprigionano l'aglio l'antivirale e la scorza di limone l'antibatterico, quindi è una cosa micidiale, cioè proprio butta, cioè la febbre alta, se ti prendi una tassa ogni 30 minuti per 2-3 volte, è vero, poi il giorno dopo puzzi d'aglio, ma ti sei tolta la febbre, non ti sei inquinata il fegato. Vabbè, ti metti in isolamento, però sei sano, non è problema. Però io ho anche scoperto come fare per non puzzare. Se dopo ti mangi un pezzo di zenzero crudo, ti lava l'odore dell'acqua. Ah, ma allora c'è anche la soluzione. Certo. Se c'è la soluzione, non ci sono problemi. Zenzero. Lui non aveva capito. Zenzero crudo, pezzettino di zenzero crudo. Sì, sì, sì. Qualche altro trucco? Qualcosa, visto che sei così bella. Per il corpo? Visto che sei così bella, perché qualche trucco invece, c'è. Invece delle creme che spendono tanti soldi, appunto. Non si sa mai se sono sperimentate, se non sono sperimentate. Qualche trucco così, se uno non ha fatto in tempo a fare allora, un prodotto. Allora, l'avogado. L'avogado per me è proprio un regalo che gli dèi ci hanno fatto dal cielo, perché in pratica, oltre ad essere, cioè io la chiamo sempre la proteina dei vegani, perché è la carne dei vegani, perché è proprio piena di proteine, senza essere tossica come la carne, ma ha le stesse proteine, ha tutti gli aminoacidi essenziali e poi è piena di omega 3, che sono, diciamo, i più grandi antinfiammatori, insieme li troviamo nell'avogado e nel lino. Allora, come fa bene dentro, fa bene anche fuori. E anche al palato, perché io lo amo, lo adoro. Vabbè, ci puoi fare le zuppe, sì. Guacamole, cioè proprio è buono. Quindi, però come fai il guacamole? Lo prendi, lo schiacci, ci metti un goccino di limone, un po' d'olio, te lo puoi sia mangiare e sia mettere nel corpo e nei capelli. L'impacco con l'avocado, tenuto 2-3 ore nei capelli, dopo hai i capelli tipo seta. Avete capito? La pelle pure. D'ora in poi andate alla parrucchiera e vi portate un porta avogado di plastica, no? Ma magari ve lo fate un sacchettino di cotone, andate alla parrucchiera e dite, ecco questo, adopera questo per il mio impacco, perché ti dicono, cosa mettiamo? Mettiamo, dopo lo shampoo volete anche un, mi ricordo come lo chiamano, perché non mi ricordo neanche più, e voi dite, no, io mi sono portata questo da casa. Vabbè, in modo scioccante, ogni tanto ci vogliono queste cose così per far capire che il mondo va avanti anche senza tante cose, è vero, è carino. Poi, poi a volte possiamo finire, la parte di scherzi, ci sono anche tante aziende che vendono prodotti ottimi. Ah certo, ma assolutamente, io parlo delle farmacie, non delle... Esatto, si sta parlando di farmacie, di farmacie. Anche perché la stessa parola farmaco vuol dire veleno, quindi se fuori invece di mettere farmacia mettessero... veleneria, poca gente ci entrerebbe. Però a volte magari finiamo qualcosa e possiamo usarlo. Anzi, io avevo finito lo shampoo. Sì, ma ad esempio io le creme le uso, però le alterno, cioè un giorno mi metto la crema e l'altra volta mi faccio l'avocado a casa. Cioè... Ecco, anche quello, perché come tutte le cose, quando è che ci piace? Allora, una cosa mi è venuta in mente, bella questa cosa che hai detto, perché mi ha fatto scattare un pensiero. Noi ci piace mangiare in modo diverso, no? Per il gusto nostro del palato, penso che anche fuori il nostro corpo abbia bisogno di soluzioni diverse, nel senso come ammorbidire la pelle, come adoperare sempre cose differenti, perché una cosa tonifica, una cosa, perché ci sono tante creme, perché la nostra parte esterna ha bisogno di tantissime terapie anche dall'esterno, non soltanto il nostro palato. Quindi ovviamente quando si adoperano anche le creme o si adoperano i prodotti che si fanno in casa, è bello non avere l'abitudine a fare sempre quello, ma di cambiare, perché anche la pelle si nutre così. Però è anche vero che la pelle è un organo che riflette quello che mangi. Ti faccio un esempio, io ho usato 1000 creme nella vita, sono andata dai migliori medici perché avevo sempre un'acne quando ero piccola, proprio forte qua. Io ho smesso di mangiare latticini e dal giorno dopo non ce l'ho più avuto. Quindi potevo mettermi tutte le creme che volevo, ma erano i latticini. Guarda, era qui che volevo arrivare, perché proprio a proposito della pelle, quello che è successo a me, quando io andavo, pensa, io cercavo di prendere più sole possibile, perché a 38 anni, perché sono diventata vegana, a 38 anni avevo ancora gli sfoghi sulla schiena, cioè quello che hanno i ragazzi in 16.
cioè una cosa che non sopportavo, quindi cercavo di proprio di prendere sole, quello che potevo fare per asciugare. Ho smesso di mangiare il latte quando sono diventata vegana, non sono mai stata vegetariana, sono diventata subito vegana. Quello che ha fatto sì che ho capito che stavo andando nella direzione giusta è stata proprio l'eliminazione dei latticini e latte. La mia pelle non ha più avuto bisogno di niente. Credo. Assolutamente niente. Ora, la vecchiaia, vabbè, però a 38 anni uno è giovane, insomma la pelle è sempre tonica e tutto il resto. Mi è bastato eliminare il latte, i latticini per avere una pelle, quindi... Donne che volete essere belle, volete togliere tutti i vostri difetti, volete una pelle... Più carote e meno latte. Ecco, più carote e meno latte, tanto cetriolo, tanto avocado, insomma, tanta frutta e tanta verdura per la bellezza, fondamentalmente. Sai cosa? Moltissime volte anche amici così mi chiedono, vorrei un... ho questo problema, ho quest'altro problema, mi spieghi come posso fare? Cioè, cercando però sempre l'integratore. Ora... L'integratore alimentare può funzionare, non dico di no, certo ci sono degli ottimi prodotti, però è inutile mangiare, tipo intossicarsi di latticini e poi prendere l'aloe per l'intestino. È un controsenso, capito? Cioè se mangi meno latticini, poi l'aloe fa anche benissimo, però...